Ok, puoi partire. Bene, e buonasera a tutte, grazie di essere qua con noi stasera. Questa sera sarà un menù dedicato al picnic. Vedrete delle belle ricette facili e veloci per rendere il vostro picnic indimenticabile. Qui parla Miriam, che sono Udine, ma poi ci avremo aspettate che mi ricordo, Rosignano Sorbelli, molto che lo dimentico, leggerlo, dove trovate Maria Rosa, che la sua prima diretta è davvero emozionata di far vedere una bellissima ricetta. Da lì ci spostiamo a Libro di Spina con la Katia, bravissima, e poi ci sarà veramente una bellissima sorpresa, che ci spostiamo a Viscoli e vedrete una persona davvero molto molto brava. Vi farà una bellissima ricetta anche lui. Bene, allora, che dire? È inutile che aspettiamo troppo, iniziamo subito da me questa sera, nel senso che parto io soltanto per un problema di cottura, perché io vi preparerò intanto la cottura, ti farò vedere intanto la cottura del pane dentro il nostro magnifico kit forno, no? E io ho già preparato in lievitazione, poi eventualmente vediamo anche la ricetta. Questo è un pane, adesso le facciamo vedere anche magari se vuoi, Carla, c'è la Doris che fa con la telecamera in modo che le vedi da vicino. Sono ben lievitati questi panini, che io, eccoli qua, andrò leggermente a spennellare, ho fatto un po' di uovo sbattuto, no? Ed è soltanto perché voglio metterci alcune semini sopra, perché sono così croccanti e buoni quando andiamo a mangiarlo. Adesso ecco, spennellati, ci metto un pochino di... vedete così, di semini, in modo che si attacchino, altrimenti chiaramente con altri diciamo liquidi non lo fa, in questo modo proprio rimane belli attaccati, ecco, così, guardate che carini, non so, adesso li ho fatti vedere, e adesso dove andiamo? Andiamo nel kit forno, ok, andiamo di qua, ti facciamo vedere cosa c'è dentro il kit forno. Voi sapete che il kit forno è una pentola in alluminio, un alluminio puro, dove all'interno, in questo caso, vedete che c'è un omino che fa da sostegno a questa base dove ci sono i panini, no? Per cui l'appoggio sul mio gas, in questo modo, e vado a inserire i panini. Eccomi qua, adesso se vuoi andare anche vicino che li facciamo vedere proprio all'interno che sono messi. Ecco, vedete, proprio sostenuti, vado a aprire il gas e vado a partire con una fiamma bella alta. Ecco, lo metto bene, la posizione proprio al centro e ci metto il suo coperchio, in questo modo qua. Adesso lo lasciamo a fiamma alta per 10 minuti. E poi andremo a passare una fiamma media. E con questo fornetto che è a butano devo stare un po' più attenta, altrimenti ha un calore un po' più forte, perciò diciamo, tengo un po' il tempo minore. Mentre se vado su una fiamma di un metano, ecco che riesco a tenerla proprio per tutto il tempo, quasi alta, per cui si cucina velocemente. Vedete che in 20-25 minuti noi abbiamo pronto questo pane. Io ne ho già preparati, guardate qua, abbiamo del pane a cassetta, anche questo viene benissimo, in poco tempo, guardate che bello, pronto anche questo per il nostro picnic. E la versione l'ho già un po' preparata qua, poi andiamo a tagliarla, perché poi vi farò vedere che andiamo a farcire questi panini da portarci nel nostro video. Ok? Allora, messo in cottura il nostro pane, vi passo la linea adesso alla Maria Rosa, che vi farà vedere la sua ricetta, ma poi rientriamo anche da me per vedere come va la cottura. Ok? Allora, via alla ricetta di Maria Rosa. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Rosa, sono di Rosignano Sorbelli, provincia di Livorno. Per me è la prima volta, sono emozionatissima, no? Emozionata di più. E vi preparo stasera la frittata di spaghetti. Allora, abbiamo le uova fresche,
io ci metto 6 uova fresche. Okay. Poi ci metto sale e pepe quanto basta. Della pancetta affumicata. Del formaggio parmigiano grattugiato quanto basta, un bel po'. Poi ho fatto un battutino di prezzemolo e aglio, anche questo un bel po'. E mescolo tutto. Vabbè, come fare una frittata normale, se come tutte le frittate. Prendi un cassetto, una penna vecchia. Adesso che ho mescolato il tutto per bene, prendo mezzi spaghetti. Oggi pomeriggio mi sono cotta 3 etti di spaghetti. Li ho fatti ghiacciare e adesso le divido in 2 parti. Facciamo 2 parti uguali e faccio così. In queste metto la metà del mio uovo con la pancetta e tutto il resto, e l'altra metà la metto in quell'altra pasta. In una metà la lascio bianca, nell'altra metà oggi mi sono preparata un pochino di sugo di pomodoro con il basilico e metto il sugo di pomodoro. Poi io ne metto un pochino, poi voi guardate quanto è rossa, dovrebbe essere rossa in modo da distinguerla da quell'altra bianca. La facciamo un po' diversa, 2 colori praticamente. Mi ci va tutta. Maria Rosa, scusami, sì. La pasta quando l'hai raffreddata ci hai messo dell'olio perché non si attacchi? Sì, un pochino, un filino sì. D'olio. Ecco qua la nostra pasta al pomodoro, la frittata, ora giro anche questa. Maria Rosa, è una ricetta tua questa o una ricetta tradizionale del posto? No, no, è una ricetta mia. Io penso che gli spaghetti, la pasta, la frittata di spaghetti sia più napoletana. Una cosa... noi quando si va al mare a fare picnic per mangiare... Si mangia freddo e la pasta si mangia fredda, la frittata, e è buonissima perché la puoi mangiare fredda e è ottima. Adesso io prendo la cuocio nel mio tegame che è in promozione adesso, è perfetta 38. Metto sul fuoco, se Carla mi dà... Faccio subito. Sì, metto una goccia di olio, proprio una goccia, e con un pezzettino di carta la passo in tutta la padella. Non ci vuole tanto olio, proprio
Ok, non so se si vede. Si vede benissimo. Intanto ho acceso il fornello giù in modo che un pochino si scalda. Metto fiamma alta e faccio questo lavoro qui. Mezza la metto da una parte. E l'altra mezza la metto dall'altra parte. Adesso unisco il tutto, schiaccio e faccio questo lavoro. Si vede, no? Mezza bianca, mezza rossa. Sì, si vede, si vede. Si vede, si vede. E la bianca mi sembra un poco, poco ovo, però vediamo bene. Maria Rosa, scusa, c'è una domanda dalla chat. Chiedono se la pasta si può preparare anche il giorno prima. Sì, 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 volendo sì. Anzi, prima la prepari e meglio è. Adesso copro e gli do a fiamma alta 3 minuti. Gli do 3 minuti a fiamma alta. Adesso passo la parola a Miriam. Sì, grazie, perché così voglio far vedere che sono passati veramente 10 minuti. Io ho leggermente abbassato e vi faccio vedere com'è. Chiedo a Carla, che c'è la Doris che mi fa dentro la pentola, di farvi vedere proprio come sta lievitando bene il pane e anche sta cucinando. Lo guardate, lo vedete che bello? Sta lievitando, ma allo stesso tempo già, diciamo, forma leggermente una crosticina. Davvero cucinare all'interno del nostro kit forno è velocissimo, eh? Poi ne andremo a parlare della preparazione che farò più tardi, va bene? Ok, eccoci. Allora, adesso, intanto che la Maria Rosa sta cucinando, magari mettimi sul primo piano, grazie, gentilissima Carla. E intanto che scusate, Maria Rosa sta cucinando la sua pasta, andiamo un momentino da Katia a Lido di Sfila. In più volevo dire un'altra cosa che non è che mi sono dimenticata, ma avevo pensato di farlo successivamente. Volevo dirvi anche che siamo in tante che collaboriamo in queste serate, per cui dietro le quinte c'è la Carla che sta facendo la regia, c'è la Maria che ci vi farà, diciamo, ci aiuterà nelle domande che voi fate, e per cui ci sono tante persone. Carla è di Treviso e invece Maria, pensate, di Livorno. Siamo una bellissima equipe. Buonasera. Benissimo, volevo far ricordare che ci siete tutte. Poi siamo in tante consulenti, però questa sera che lavoriamo in equipe siamo queste. Ok, benissimo. Allora, io farei così. Passerei a Katia per la sua ricetta e poi tornerete da me. Ok? Ok. Ciao a tutti. Io sono Katia e cucino da Lido di Sfila come sempre. E vi farò dei toast un po' imbottiti. La andrò a cucinare con la piastra, che ormai siamo rimaste senza, perché sono veramente andate a ruba. Ci ho messo un goccettino di olio, più che altro solo per idratarla. Ora vi faccio vedere gli ingredienti. Ho preparato del pesto di rucola, che potete farlo anche come sugo per la pasta o come con i crostini. Io appunto lo metto nel pane per fare appunto i toast. Ho del prosciutto cotto, crudo, dei carciofini che ho tritato e della fontina. Allora, due li ho già preparati. Allora, intanto voglio scaldarmi la piastra così almeno accelero i tempi. Ovviamente andiamo a metterci il polone. Così facciamo anche prima. Prendo il mio pane,
ci metto un pochino di pesto, che il pesto è semplicissimo da fare, che al bimbi lo fanno i bimbi, altrimenti basta anche un frullatore, si mette tutto assieme, rucola, metto un po' di aglio, grana, noci, un trito, tutto, e poi ci aggiungo l'olio, un pizzico di sale. Allora, questa la andiamo a fare con appunto il pesto, ci mettiamo una fettina di fontina, prosciutto cotto, lo finisco tutto, altra fontina, è una bomba questa più che un toast. Poi vado a mettere ancora un pochino di pesto, ecco, e andiamo a fare. E facciamo l'ultimo. L'ultimo invece lo facciamo con una fettina di fontina crudo, che qua io abbondo. Mettiamo un po' di carciofini che ho tritato. Ok. E un'altra fettina di fontina. Ecco. E l'altro. Ok. Ora andiamo a metterlo nella nostra piastra. Ci stanno quattro. Io praticamente il tostapane non lo uso più. Da quando ho la mia piastra ho detto ciao anche al tostapane, come abbiamo detto ciao al forno. Ok, adesso il tempo che si dori il tutto. Intanto che aspettiamo, se vuol prendere la linea ancora Miriam, ma ci mette poco, praticamente 5 minuti neanche da ambo le parti. Ok, a dopo. Eccomi di nuovo. Dopo tranquillamente fate le domande, perché può immaginare che vi viene in mente qualcosa che qualche dubbio, no? In effetti adesso guardando anche la Katia volevo chiedere, ma normalmente Katia, com'è la fiamma sotto quella di secchiera in questo momento? È alta? Non mi sente più, altrimenti dopo magari... Katia, che fiamma hai messo adesso per il momento? Ti sento poco, Miriam, sai? Ah, ok, non lo so se sono io bassa. Adesso ho messo una fiamma un po' alta. Allora, aspetta che alzo, che forse sono io. Ecco, adesso mi sentite meglio? Sì, sì. Ecco, perfetto. Ho messo una fiamma alta. Tu hai messo fiamma alta. Sì. Tutto il tempo fiamma alta? No, il tempo che si scaldi bene la piastra, perché sappiamo benissimo che quando si scalda bene dopo si può abbassare, perché trattiene molto il calore. Sì, per cui fai dopo una fiamma mini. Sì. Meglio bassa, insomma. Un po' l'abbasso anche. Tipo dopo 2 minuti così circa? Più o meno, no? Immagino, quei 2 minuti che si abbassa e viene girato, no? Aspettiamo un attimino. Ok, comunque anche voi, signore o signori, insomma, fate pure le domande, i dubbi, sia nella chat che aprite pure il... Miriam? Sì? Ti volevo dire, allora, sono passati 3 minuti, io ho abbassato la fiamma. E gli ho dato altri 14 minuti da una parte. Passati 14 minuti, io giro la frittata e ti richiamo. Ok, per cui tu in totale quanti minuti fai, Maria Rosa? Dopo ci vuole altri 10 minuti per far cuocere la parte di là. Perché è una frittata abbastanza alta. Ok, per cui per fare la bella crosticina, diciamo, andiamo con una fiamma media adesso, sei? Ora sono bassissima perché io ho scelto, sì, io ho scelto il coperchio, quello con la molla, con la molla, in modo che andando con la cottura piano pianino mi cuoce anche l'uovo all'interno perfetto, perché essendo pasta non è una frittata normale, c'è 3 etti di pasta dentro, così si concentra e mi cuoce per bene perfetto. Piano pianino mi addensa l'uovo bene, con la cottura perfetta anche dentro.
Io stesso dinamiche apposta per quello. Possiamo dire che sta 2 minuti a fiamma alta e poi andiamo al minimo, così più o meno. Sì, poi andiamo al minimo, sì. Ok, finché non ha formato la sua crosticina. Per fare la sua crosticina e cuocere bene l'interno. Perfetto. Che tu lo vedi già da sopra che è cotta, probabilmente. Sì, io posso... se mi passa la padella ti faccio vedere. Perfetto. Si vede già che c'è, che è densa, che c'è, che comincia a cuocere. Adesso ha fatto la sua crosticina e adesso cuoce la pasta dentro, interno, piano pianino. Poi io dopo, quando è passato i suoi altri 5 minuti, giro tutto e la faccio cuocere dalla parte opposta e finisce di cuocere anche sopra. Benissimo, per cui... Sì, diventa veramente un passo completo, insomma, perché... Sì, sì, questo è un passo completo. Perfetto. C'è la pancetta dentro. Ognuno poi può scegliere di metterci il prosciutto, sì. Quello che vuole, che piace di più, o anche niente, eh. Sì. Mm-hmm. Anche fare cuoce i ripieni, no? Fare, diciamo, scusa... mettere, diciamo, la base e fare un ripieno, potrebbe essere, e poi coprire. Non l'ho mai provato, però può essere, sì. Dopo la taglia dentro e poi riempirla di mozzarella e tutto cotto, però questa la tagli e la mangi così in campagna, quando fai il picnic. Benissimo. Io intanto, se riprendiamo la linea qui per vedere il kit forno, cosa sta facendo il nostro pane, perché sta quasi ultimando la cottura. Vediamo che se riesce a far vedere l'interno, se magari mi passa, ecco, vediamo che è più sopra, che forse riusciamo a far vedere. Vedete che sta già, no. Si è già indurito? Miriam, si è spenta la telecamera. Miriam? Wow, aspetta, ecco, un secondo. A posto? Ok, allora riaccendiamo. Volevo far vedere che guardate sotto che ha già preso un bel colore. Vedete? Adesso io abbasso un pochino perché il pane è quasi cotto. Allora, quando io vedo che sotto ha questa crosticina, cosa faccio? Abbasso ancora un momentino, un pochino, ma poi vado in autocottura. Spengo e lui si colora anche sopra. Ok? Dopo ve lo faccio vedere anche colorato. Lascio ancora un minuto o due perché altrimenti non succede. Che si brucia sotto, dovete fare attenzione, insomma. Ecco, se mi passi sulla linea grande, così... Ecco, volevo dirvi questo. A questo punto, avete visto la crosticina, si fa il pane, è già, diciamo, è abbastanza liquido. A questo punto io vado proprio a spegnere. Spengo il gas e lo lascio all'interno. Qui va in autocottura il pane. E lì potrebbe essere anche circa dei 5-10 minuti, poi lo vedo, insomma. Come vi piace più a voi, più colorato o meno, ok? Bene, allora, io si può dire che il pane è quasi pronto, no? Miriam? Sì? Miriam? Non mi sento. Ma non mi sente. Ah, ok. Miriam, sento, scusa, dalla chat, la signora Fiorella chiede gentilmente se gli potresti dare la ricetta del pane. Sì, certo, di pure la signora Fiorella che vi darò il pane. Questo è un pane con un mix di varie farine. C'è il pane nero, dentro un po' di pane integrale, un po' di manitoba per dare un po' di forza. E in più ci ho messo anche un pane, un po' di farina ai cereali, pensate. È un mix di farine. Ecco, poi io diciamo lo faccio sempre col bimbi per praticità, per uso quello per impastare. E c'è un po' di latte, un po' di acqua come ingrediente, all'interno metà di liquidi, più lievito se condito, e un po' di olio, chiaramente. Però vi darò la ricetta tranquilli. Ecco, l'importanza è tenere l'impasto in una morbidezza giusta e dargli la giusta lievitazione. Perché avete visto anche quel pane è proprio bello, lievitato bene e dentro è veramente, adesso ve lo faccio vedere, perché ho già preparato, ho tagliato i panini
Adesso la Doris vi fa vedere i panini tagliati, guardate che belli che sono all'interno. Se passi, ecco, guardate la temperatura che è proprio bella, è molto leggero e anche fa bene, voi sapete, mangiare con farine integrali, insomma, è molto consigliato, soprattutto adesso, evitare le farine bianche, no? Ecco, e anche per i nostri picnic, chiaramente, sfruttiamo questa cosa. Ed è davvero veloce, vi invito a provare a farlo, perché veramente vi dà soddisfazione. Ok, allora, io cosa vi faccio? In questo panino cosa andiamo a metterci? Allora, io parlando con le mie colleghe, dicevo, io ricordo sempre, a casa mia si cucinava la bistecca impanata, sempre, era quella, diciamo, il menù per il picnic, no? Per cui vi faccio una semplice bistecca impanata, magari che fate sempre, poi vi faccio vedere come la faccio io. Poi ho preparato una salsina, l'ho fatta con lui, una salsina con lo yogurt greco, con dentro l'erba cipollina, un pochettino di, ho messo l'erba cipollina, un po' di menta e un pochino, ma poche fogliolina, e poi ci ho messo un po' di maggiorana all'interno, un po' di limone e un po' di sale. È venuta una salsina veramente deliziosa che andiamo magari a appoggiare sopra il nostro pane però. E poi ci mettiamo qualche fogliolina di valeriana dentro, no? Allora andiamo a fare posso avere la linea, Miriam? Sì, certo, prendi la cura, dopo io proseguo. Eccoci qua, i nostri toast sono cotti, possiamo anche spegnere. Non so se si vede, aspettate che prendo uno strofinaccio, che ho paura di scottarmi. Ecco, ve li faccio vedere. Si vedono? Bellissime. Sì, sì. Ora vi faccio vedere anche dall'altra parte. E ora adesso li vado a tagliare. Buono. Guardate che meraviglia. Questo è con la rucola e il prosciutto. Guarda il formaggio. Li mettiamo così. Che belli. Ok. Ci mettiamo su anche. Adesso vado a tagliare le altre. Ecco qua. E questo invece quello col prosciutto crudo e carciofini. Guarda un po', si vede? Benissimo, veramente. Oh, Madonna. Allora, ma si possono preparare il giorno prima, già pronti, basta solo diciamo tostarli la mattina, prima di partire. Cosa dici? Certo, certo. Ecco. Guarda che bello ciccione. Certo. Mamma mia. E l'hai fatto in pochissimo tempo, veramente. Se hai visto, cosa ci ho messo? 10 minuti di tanto. Ecco, preparati il giorno prima, già pronti, e la mattina sì, prima sì, di partire fare un attimino la cottura. Ed ecco voi i miei toast. Che meraviglia. Piovono complimenti dalla chat. Grazie, grazie. Provare bene, per credere, sono buonissimi. Bene, brava, brava. Passo la linea a Miriam. Bene. Miriam, io ci avrei da girare la frittata. Benissimo, vai con la frittata. Speriamo di non fare la frittata. Allora, questa è la nostra frittata, fatta da una parte. E adesso io vado a girare. Questa padella è grossissima. Ma si vede la crosticina? Oh, mamma mia! Che bella! Meraviglia. Che meraviglia! Adesso gli do altri 10 minuti, 5 minuti da cuocere la parte di là. Praticamente è cotta, però ora si fa fare la crosticina dalla parte esposta. Cioè, fantastica, brava Maria Rosa! Passo la parola a Miriam. Bene. Allora, chi è che non ha mai fatto la bistecca impanata? Tutti, no? Credo, no? Per cui
Non è una cosa difficile effettivamente, però mi piaceva l'idea proprio di ritornare un po' indietro nella mia infanzia quando andavo a fare il picnic, no? Niente, io vi ho preparato, adesso vi faccio vedere, magari andiamo sull'altra, diciamo, un altro telefono in video, magari Carla ci sposti, così vi faccio vedere che ho preparato le bistecche, che le ho messe, non so se riesco a farvi vedere bene, c'è del latte e del timo per profumarle già. Le ho preparate un po' di ore fa e le ho messe all'interno del latte. Questo fa sì che la bistecca risulta ancora più morbida, ok? Allora la vado a togliere da qua. Tolgo un po', se volete anche lasciargli un po' di timo, va benissimo, perché comunque dà un buon sapore. Le appoggio un momentino su un po' di carta, scotex, così ci asciugano leggermente, perché poi le passerò semplicemente nell'uovo sbattuto e nella, diciamo, nel pan grattato. C'è una cosa che mi sono dimenticata, adesso devo mettere un po' di sale nell'uovo sbattuto. Io lo di solito non salo le bistecche, ma salo le... diciamo l'uovo, perché vado a mettere un po' di uovo, se volete mettere un po' di pepe, vedete voi, io non lo metto perché a casa mia c'è qualcuno che è un po' allergico, allora vado a mescolare un po' il sale. Io ho già messo, ecco, nell'uovo io ci metto sempre un po' di gocce di limone, ok? Perché quello li dà, mi toglie un po' il fatto dell'uovo, no? Il freschino, così chiamato, no? Ecco. E vi faccio vedere una cosa, qua dentro, nella mia pentola che ho preparato, guardate, ho messo due noci di burro, ma proprio poco poco, perché mi piace tanto il sapore che prende con il burro. Voi sapete che con le nostre coperte il burro non brucia, per cui non diventa indigesto, per cui, guardate, proprio poco poco, ci aggiungerò anche un pochino di olio, adesso vi facciamo vedere quanto, eccolo qua. Non si esce, ah no, devo aprire qui, se no non esce. Adesso è uscito troppo. Ah, guardate che bene. Questa, allora, l'ho trovato nascosto in un armadio, ho detto lo voglio utilizzare. Forse non era il caso, ma insomma, è andata così. Non è... Adesso ne ho messo anche forse un po' troppo, ma non importa, guardate, non ce n'è molto, non so se riesco a farvi vedere, ok? Dopo vedete come io vado a cucinare queste bistecche. Potevo metterne anche un pochino di meno, Accendo il gas, perché veramente avendo il burro le devo sciogliere, no? Passiamo adesso alle bistecche, che andiamo semplicemente a passare, come vi dicevo, nell'uovo sbattuto e le vado a preparare col pan grattato semplice. Poi c'è chi passa più volte, io lo passo solo una volta. Questo poi è pane grattugiato, pane che avanza a casa, non tostato. Ecco, una cosa molto carina che potete fare con i nostri coperchi è tostare il pane. Io praticamente ho utilizzato una pentola di vulcanica, ho messo i pezzi di pane, l'ho scaldata per 2 minuti, poi ho messo al minimo proprio e ho lasciato che il pane si tosti bene, no? Perché poi si conserva anche chiaramente meglio, no? E poi l'ho praticamente grattugiato così, ho fatto solo la grattugia. Poi c'è chi la grattugia più fine, chi più grossa, io tendo una grana un po' media, diciamo, non troppo fine, mi piace che si veda poi sopra un po'. Ma nella pentola hai messo solo pane senza olio, giusto? E nella pentola ho messo un po' di olio, visto quello che mi è scivolato, no? Più 2 noci di burro. Lo metto sempre, mi piace tanto a me il sapore che prende la bistecca con un po' di burro. Come vi dicevo prima, in questo caso, a parte che è poco poco, però rimane un burro molto, molto leggero, non è un burro che diciamo diventa, come dicevo prima, indigesto. Adesso andiamo a vedere nella pentola. Andiamo a vedere adesso nella pentola. Vedete, non so se riesco a far vedere, chiudo il gas perché togliendo il coperchio, vi ricordate che bisogna chiudere il gas, altrimenti stiamo facendo salire la nostra temperatura. I nostri coperchi tengono bassa la temperatura, se noi li togliamo non abbiamo questo. Qua
cosa faccio? Faccio questa cosa qua, li metto, non so se riesco a far vedere, vediamo se viene, vado un po' più vicino a Doris così, se così magari riesce a far vedere, li metto e poi li giro. Come dicevo prima, potevo anche mettere un po' di Mino, di solito ne uso Mino, ma è scivolato per questa volta. Però, come dicevo prima, questo olio sarà comunque un olio molto leggero e la pietanza risulterà leggera, per cui avremo un panino veramente che possiamo portarcelo ovunque. Ecco, vedete che io li ho unti anche dalla parte sopra, perché poi chiaramente diciamo friggendo si asciuga l'olio, il pane raccoglie l'olio, ma quando le giro ce l'ha già, diciamo, anche nella parte superiore. Vado a richiudere, ho riacceso adesso. Cosa si fa? Allora, qua abbiamo detto che stiamo lavorando, ecco, se mi mettete di nuovo su quello più grande, così magari, ecco, perfetto. Allora, adesso cosa si fa? Io ho acceso di nuovo il gas, la fiamma alta, e io, diciamo, cucinerò queste bistecche sempre con la fiamma al massimo, perché nel momento che lui fa la crosticina da lato, la giro dall'altra parte, vi assicuro che la bistecca è cotta. Chiudo il gas, lascio un minuto, due, fermo, non la camera sempre bene, poi vado ovviamente a insinuare già nel panino, bella calda, perché così si saporisce anche il panino un pochino, no? Ok? Ecco. E, cosa dire? Adesso non so se fra di voi c'è qualcuno anche nuovo. I nostri coperti veramente ci permette di fare tantissime preparazioni in pochissimo tempo. Allora, io ho fatto le bistecche impanate, che vedrete che sono veramente velocissime, ma anche se andate a fare, per esempio, una bella polpetta, in 5 minuti vi fate una polpetta. Stesso procedimento, fate la crosticina, li vedete tutto a freddo, potete partire a freddo come ho fatto. Beh, adesso io avevo scaldato l'olio semplicemente perché dovevo far sciogliere il burro, altrimenti potevo andare a freddo tranquillamente. Se voi non volete mettere il burro, tranquillamente preparate le vostre bistecche, mettete l'olio, fate questo movimento che ho fatto io e poi partite con la fiamma da freddo. E così anche se fate le polpette, ma anche tante altre preparazioni, potete partire tranquillamente da freddo. Fare poi la crosticina e a quel punto girate dall'altra parte, crosticina davanti ed è pronta, perché il calore, il riflesso verso il basso che dà il nostro coperchio, permette di entrare all'interno della nostra, diciamo, carne in questo caso, ma qualsiasi cosa noi andiamo a preparare. Ma la stessa cosa anche per il toast che ha fatto prima Katia, per la frittata che sta facendo Maria Rosa, no? Stessa procedura, il calore entra e va al centro, e questo ci permette di cucinare velocemente, no? Allora, qualcuno dice, ma posso guardare? Ma certo che possiamo guardare. Ogni volta che vogliamo, possiamo controllare e vedere. Facciamo vedere magari nell'altra video, così facciamo vedere come sta friggendo, bene? Vediamo se c'è una qua bravissima. Vi faccio vedere intanto come è già colorata. Vedete, lascio ancora un momentino. Queste ho messo male un po' la... Ecco, lascio ancora un attimo, magari ti faccio una crosticina un po' più dorata e poi ci vediamo, proprio poco poco. Volevo spiegare perché visto che non sono al centro, ecco, anch'io sto utilizzando la nostra pentola 32 che è in offerta a un prezzo veramente, veramente speciale, veramente piccolo, piccolo, ed è veramente valida, fanno parte della linea perfetta che va benissimo anche in induzione. Interessantissimo anche chi ha, diciamo, le nostre piastre, che adesso più persone fanno il cambio del gas e vanno sull'induzione, per cui queste sono meravigliose, hanno un bel fondo di 6 cm, 4 laterale, per cui è una sessione di scaletta, diciamo, all'interno l'alluminio e, diciamo, un rivestimento che è antiaderente, veramente naturale, che non ha nessun componente che può farci male. Ottima tabella, ve la consiglio vivamente. A questo punto credo da sentire i miei... Sì, forse anche sì. Miriam, sono passate 6 minuti e ho spento. Intanto la lasciamo un pochino riposare che cuoce sempre un altro po'. Volevo far vedere il colore che ha preso già la mia bistecca.
che girerò così, eccole. Adesso ancora un minuto, due. Ecco, non so se abbiamo fatto vedere bene. No, non aveva girato. Dai, lo facciamo vedere adesso. Guardate che bel colore che ha preso, di secche, già colorate. Bellissime. Bellissime. Ecco. Richiudo perché adesso veramente sta poco poco, perché la bistecca quasi sarebbe pronta, sarebbe già pronta la bistecca, però la, diciamo, tra un attimo spengo e le lascio lì un minuto o due fermo, ma anche queste un pochino in alto cottura. Cosa succede? Che esternamente la bistecca è bella croccante, no? Ma dentro è morbida morbida, per cui provate a pensare anche se portate via un panino che poi avete dentro la bistecca dura che dovete tirare, no, non è facile mangiarla poi, no? Invece qui abbiamo proprio all'interno una morbidezza che durerà anche da fredda e rimarrà buonissima, morbidissima, okay? E mantiene tutto il suo tratto organolettico, non può riuscire neanche sui liquidi, è per questo che rimane morbida, no? Bene, allora io direi che passiamo, come sei tu, Maria Rosa? Io avevo messo 6 minuti, ho spento e adesso si cuoce in autocottura col gas. La lascio raffreddare un pochino nel frattempo che finite tutti, poi mi dai la linea e si toglie dalla pentola. Ok. Allora, io volevo far vedere adesso. Una sfilata di nomi, c'è sotto i nomi dei candidati. Le bistecche sono splendide, volevo farvi vedere anche da sotto, sono anche belle colorate, volevo farvelo vedere, vediamo che lo so, non so se riesce a far vedere, magari farò la tutta un attimino, volevo far vedere che sono colorate sia da una parte che dall'altra, guardate, sono perfette, sono fantastiche. Adesso, ecco, adesso cosa faccio? Dopo vi faccio vedere anche l'olio che è rimasto perfetto, non si è, diciamo, bruciato. Al massimo si brucia anche magari un po' la, se ricade un po' il, come si chiama, il pane. Allora, se noi teniamo troppo a lungo, ecco che ricade un po' il pane. Allora, adesso io farò una cosa, perché poi devo provare il panino. No, perché se lasciamo qua un attimino, io passerei, pensate dove andiamo alla Dispoli, che c'è qualcuno che ci sta aspettando, ma davvero importante. Aspetta, eccomi qui. Come va? Ciao Fulvio, ciao, benvenuta. Ciao Fulvio, ciao. Che onore averti con noi stasera. Piacere è tutto mio. Sto preparando qualcosa adatto ai bambini. Vado io con la ricetta o sì, andate no, voi? No. Intanto io dopo ritorniamo, andiamo a completare. Okay. Mi date giusto 2 minuti di tempo? Sì, certo. Grazie. Magari parliamo un momento. Ci vediamo tra un momento, 2 minuti okay. Giusto. Grazie ancora. Ok. Allora se vuoi taglio la mia frittata. Sì. Intanto dalla chat piovono complimenti per tutti. E la signora Genza ha detto che lei assaggerebbe molto volentieri. Ha ragione, come la capisco signora? Bene. Allora io vado a togliere la mia frittata e vi faccio vedere. Ok. Wow. Questa è la cottura della frittata. Fantastica. Bella. Allora domani alla stessa ora ci troviamo. Adesso con il nostro bellissimo coltello che ce l'ha la Magic Cooker, io faccio il taglio. Ora adesso si dovrebbe fare raffreddare un pochino, speriamo, perché essendo che è caldissima la faccio in 4 pezzi e poi
la mettete in un recipiente da portare a fare il picnic. Continuano i complimenti per la frittata. Grazie. Beato Giuseppe che la mangerà. Più che altro Federico. Ah, ok. Beh, giusto. Anche Giuseppe. Questa è la nostra frittata. È bellissima, Mari. Guardate, la cottura è perfetta. Perfetto. Perfetto. Bellissima. Che invidia. Mezza rossa e mezza bianca. Ci mettiamo un pochino. Di guarnizione per dargli un po' di colore, via. Ecco qua. Il nostro picnic è pronto. Con i baccelli. Maria Rosa, bellissima. Complimenti. Complimenti, brava. Bella, bellissima. Vedete il colore dentro? Esatto. Cotta perfetta. Allora, l'unico mio errore, essendo che era tanta pasta, 3 etti, 6 uova erano poche. Consiglio un uovo in più. Solo questo, poi va bene. Perfetta. Maria Rosa, chiedono dalla chat se questo comunque è un sistema usato per riciclare la pasta avanzata o si fa la pasta bianca? Cioè, puoi fare la pasta bianca, è per un picnic. Di solito anche quando fai la pasta avanzata, che ti avanza col burro, con l'olio, pomodoro, uno lo vuole fare come gli piace, come gli piace di più. Pasta avanza e questo è un metodo per riciclare la pasta. La puoi fare non solo per il picnic, perché è una pasta buonissima. È vero, confermo. Anche d'estate, d'inverno, è buonissima. E poi io sono, da quando ho queste pentole mi diverto tantissimo, soprattutto perché abbiamo anche i nostri regali. Io questa qui è una vulcanica 24 presa con i punti e sono bellissimi. E mi sono presa anche la casseruola, è fantastica, è bellissima. E queste sono delle vulcaniche. Sono le vulcaniche, sono una cosa eccezionale, veramente. Ci puoi io ci sono, quando volete. Fulvio è arrivato. Diamo la linea. Do la parola a Fulvio. Ciao a tutti, benvenuti. Eccoci. Allora, a me è stato affidato il compito, diciamo così, di prepararvi il dolce per questo delizioso picnic. Allora io ho pensato che ovviamente nel picnic ci sono i bambini, no? Quindi questa dolcino semplice da fare e molto veloce è stato pensato soprattutto per i vostri figli, ma ovviamente parliamo di qualcosa universale che va bene per tutti. Allora io adesso vi inquadro insomma il mio piano di lavoro in maniera tale che voi potete vedere quello che io sto facendo. Allora parliamo, io l'ho chiamato i Nutellotti, questi sono dei dischi di pan carré, quello senza crosta, quello morbido insomma. Ho ricavato dei dischi. Mi sentite? Sì, Fulvio, vai. Sì. Okay. Praticamente le operazioni da fare sono semplici, basta tagliare questo pan carré a dischi. Io li ho fatti così piccolini, ma li potete fare benissimo anche più grandi. E li sovrapponete uno sull'altro in questa maniera e poi con le dita andate a pressare nei bordi, ovviamente con molta delicatezza perché il pane è fragile, in questo modo, e andate a sigillare i bordi così.
Perfetto, sigillando la Nutella al suo interno. Ovviamente Nutella o crema di nocciole, ma potete anche usare altre tipologie di creme, insomma, al pistacchio, alle mandorle, quale preferite. La ricetta è sempre uguale, cambia soltanto l'ingrediente interno che sceglierete di mettere. A questo punto non vi resta che sciogliere del burro e andarlo a spennellare in tutte le sue parti, in questa maniera, da ambo i lati. E ripetete di nuovo la stessa operazione. Me ne faccio vedere un altro, così è facile comunque da fare. Crema la nocciola al centro, fate una nocetta al centro di nocciola. Di può andare bene nocciola. Anche la marmellata, Fulvio. Va bene anche la marmellata, assolutamente, va bene qualsiasi tipo di crema spalmabile. Sì, assolutamente sì, va bene la marmellata. E andate a chiudere, quando chiudete ovviamente con molta delicatezza, perché questo tipo di pane tende a spaccarsi, però fate pressione perché dovete sigillare. Dopodiché questa, la pennellata di burro sopra ci servirà per la doratura in cottura, quindi burro, basta sciogliere il burro e andarlo a pennellare da ambo i lati. Adesso passiamo alla cottura. Io ovviamente, visto le porzioni, siccome sono da solo, quindi le porzioni sono limitate, ho preso un padellino piccolo, ma volendo, se avete, diciamo, più se siete più persone, potete andare a potete prendere un padellino più grande. L'unica cosa che dovete fare attenzione è la fiamma. Non serve una fiamma alta, anzi serve una fiamma molto bassa, docile, perché il punto di fumo del burro è basso, è circa 120 gradi, quindi non serve un calore eccessivo, anche perché mettendo il nostro coperchio sopra si andrà a formare un effetto, lo chiamo io forno, di conseguenza non ci serve per forza una temperatura alta, anzi in questo modo riusciamo anche a risparmiare del gas, perché comunque facciamo tutto in padella e soprattutto a fiamma veramente bassa. Adesso ve la faccio vedere, ma guardate, è una fiamma veramente dolcissima. E ovviamente in questo modo eviteremo anche di bruciare il burro, perché il burro comunque ha un punto di fumo basso, quindi di conseguenza va bene così. Li controllate di tanto in tanto. Non assumono un colore. Potete ovviamente, poi io alla fine li vado a servire con semplicemente dello zucchero a velo sopra. Ovviamente li ho fatti in modalità campeggio, picnic, perché comunque sono comodi da portare via, li posso anche preparare benissimo prima e poi servirli a temperatura ambiente. Non per forza devono essere caldi, o li posso riscaldare anche brevemente in un semplice microonde o in un fornetto, in qualsiasi parte, insomma. Ovviamente si possono servire così, semplicemente con lo zucchero a velo, oppure volendo accompagnato con della patata. Insomma, in base alle esigenze, volendo li potete accompagnare anche con del gelato alla vaniglia, quindi le variabili, diciamo, sono tante, che comunque si presenta croccante. Adesso li sto girando, vi faccio vedere che hanno iniziato a formare la crosticina. Come avete visto, il tempo, in pochissimo tempo, vedete, già hanno formato una crosticina sopra, quindi non ci vuole nemmeno tanto tempo per farli e basta veramente poco.
poi ovviamente con il coperchio della Magic Cooker avete il grande vantaggio di aumentare all'interno della padella il calore. Veramente io voglio farvi notare questa cosa, la fiamma è quasi spenta, io ve la voglio far rivedere di nuovo, è quasi spenta, eppure stiamo cuocendo a una temperatura, adesso di preciso non lo so, se volete la misuro col termometro, ma sicuramente siamo intorno ai 100 gradi. Sono qua delicatamente con un po' di pazienza. Se Miriam, se vuoi ti puoi riprendere la linea, appena faccio, li finisco, li faccio vedere impiattati. Va bene? Perché io adesso nel frattempo, siccome quando faccio pane a casa mia si è fatto, no? Allora ho tolto i panini che sono belli bollenti qua, no? Non so se riuscite a vedere, guardate che belli, no? Questi tre panini sono questi qua, e ho messo all'interno adesso una nuova, diciamo, nuovo formato di pane, che possiamo vedere magari se... eccola qua, guardate, ho fatto delle trecce e sto facendo così il pane in questo momento, guardate che carino, e cucinerò lo stesso sistema anche le trecine, no? Bene, adesso c'è sempre la grazie. E io adesso faccio chiaramente il panino, no? Prepariamo, e ho messo un po' di valeriana. Ci metto la salsina di yogurt greco, sopra un po' la valeriana, così la mettiamo un pochettino mettiamo così a cucchiaiate, così a cucchiaini sopra, e poi ci vado a mettere la nostra bistecca impanata. Allora, chiaramente voi sbizzarrite, vi mettete se volete i pomodori, se volete mettere anche delle fettine di formaggio, oppure qualsiasi cosa, visto che non so. Ognuno mette ciò che gli piace, no? Ecco, abbiamo pronto il panino dove andiamo a metterci e lo andiamo a chiudere. Eccolo qua il nostro panino. Non me lo mangerei proprio, guarda. Sì. Io la bistecca impanata l'adoro, veramente. Qua un po' tutti a casa mia. E lo vado a appoggiare, guardate cosa vi ho preparato. Un prato di fiori, guardate. Ecco, pronto per essere mangiato. Poi io sono in compagnia di Doris stasera e io e lei ci mangeremo il panino tra poco. Beate voi! Vi assicuro che il pane è veramente eccezionale, viene cucinato perfetto. E una preparazione veloce, ma il pane lo potete preparare veramente in anticipo, sul gelato, insomma, averlo sempre pronto, no? E devo dire la verità, tutto anche il stecco potete fare, gelarlo e avrete già pronte. Addirittura potreste fare il panino pronto e poi partite con il panino sul gelato e andate per i vostri figli. Perché molte volte non so voi, ma la mattina si parte, si è sempre mille cose e avere, diciamo, tutto pronto sarebbe l'ideale, no? Niente, che cosa possiamo dire? Non so come siamo, allora, mi pare Maria Rosa, tu hai già fatto vedere la tua frittata, la carta hai fatto vedere, chissà se Carla magari ci racconta qualcosa, un po' se c'è qualche promo a questo momento, che mi sembra che ci siano anche delle promo interessanti, così intanto possiamo un pochettino illustrare, ma così anche a voce, Carla, giusto per dire cosa abbiamo a questo momento, e così magari li stuzzichiamo, no? Allora, aspetta un attimo perché mi hai preso in flagranza qua, che mi hai preso in castagna. Poi c'è diciamo, il microfono, apritelo tranquillamente e fateci le domande. Noi abbiamo fatto queste quattro preparazioni velocissime, ma siamo anche voi a disposizione. Miriam? Sì? Volevo dire, io l'ho fatta con gli spaghetti, però si può le fare con i maccheroni, con le penne, con gli ziti. Ognuno lo fa anche con la pasta corta, eh? Non è detto che per forza gli spaghetti. Certo.
Certo. Sì. Per cui, come si diceva prima, secondo me anche la pasta, che magari non facciamo in abbondanza, questa è una buona soluzione, insomma, no? Sì. Per ripresentarla in modo anche tanto gustoso, no? Sì. È interessante. Sì. E si ricicla, no? Un po' anche, non si butta via. È molto buona. Diciamo, esatto, non è il discorso della classica pasta riscaldata, che in realtà, per tutta, nei nostri coperti ci permette di riscaldare anche la pasta che è diventata fredda del giorno prima, mettendo semplicemente un cucchiaio di acqua, ma poco, che serve solo per creare del vapore, e ci riporta la pasta come, diciamo, che l'ha fatta, no? Pensate, una mia cliente aveva il problema dei ragazzi che arrivavano a diversi orari e mi diceva: io devo sempre preparare la pasta fresca per ognuno, perché non vogliono mangiare la pasta riscaldata. E con il coperchio è riuscita a risolvere il problema. Praticamente la riscaldava leggermente e i ragazzi manco si accorgevano che era, diciamo, rigenerata la pasta. Perché cucinando così a bassa temperatura non aumentava la sua cottura, rimaneva come diciamo che era fatta. Per cui ricordate tutte le preparazioni che volete riscaldarle, vi fate praticamente diciamo, i 2 minuti, 1 minuto e mezzo, dipende dal fondo della vostra pentola, la riscaldate e poi abbassate alla... Scusate che mi pare che è andato via la mia immagine, perché qua probabilmente la batteria si scarica. Eccomi. Scusate che ho fatto ripartire perché si sta scaricando la batteria, adesso andiamo a inserire la RAM, perché sennò si chiude. Adesso riscaldate la pentola e poi mettete il minimo, perché lei velocemente comunque va a riscaldare, altrimenti succede che se voi tenete ancora la prima troppo alta, un pochettino magari può stire, no? Questo è l'unica cosa. Però è veloce anche nella rigenerazione. Ecco, non so se sei Carla, tu. Allora, vediamo, non so se Fulvio è pronto con l'impiattamento. Sì. Nell'attesa, se volete che appunto parliamo delle nostre promozioni in questo momento, abbiamo la bellissima pentola che ha cucinato sia Miriam che Katia, che in offerta in questo momento si può avere la pentola, come la vedete così, al prezzo, aspetta un attimo, solo la pentola a €49,90, oppure la pentola con il coperchio 35 a €69,90, e basta, perché c'è un'altra offerta. Abbiamo ancora il kit forno in offerta, c'è sia il kit forno con il coperchio 35, che è lo stesso che stiamo usando questa sera, oppure con il cupolone, che lo vedete a fianco. Maria Rosa, non so che pentola abbia usato, non me lo ricordo più. Io ho usato quella in promozione, il tegame, sì, la padella 32. Ecco, questa che stiamo parlando adesso, è eccezionale, va sia su gas che su induzione. Ce l'ha in mano, ecco, Maria Rosa, fa vedere che è autopulente, perché credo che non l'abbia lavata. Guarda. Proprio a parte che ora si è seccato, però guarda, fantastica, veramente non si impazzisce a pulirla, veramente. E sappiate che le nostre pentole è bene non metterle nella lavastoviglie, vi faccio vedere che perché il detersivo della lavastoviglie è troppo aggressivo per le pentole con il fondo antiaderente e anche le temperature sono un po' troppo alte, e pertanto è consigliabile sempre di lavarle a mano. Al contrario, i coperchi possono essere messi tranquillamente in lavastoviglie, tutto in acciaio inox. Katia, vediamo dov'è, se ha piacere far vedere il suo impiattamento. Eccolo qui. Ci sono, Ci sei? Allora, aspetta che ti trovo io. Bravissima Katia. Adesso ti cerco io, che ti ho perso. Eccoti qua, un attimino solo, perché siamo in tanti. Eccoti. A posto, ci sei. Ecco qua, io l'ho impiattato in questo modo, in un piatto di ardesia. Questi sono i dischi che poi ovviamente ho ricoperto con lo zucchero a velo. Adesso ne apro uno, ve lo faccio vedere. Ma non è giusto ovviamente... però,
Come? Non è giusto far vedere queste cose. A una ovviamente io, come vedete, questo è anche, oltre ad essere ovviamente un dolce da picnic, è un dolcetto che io posso fare all'ultimo minuto se ho per esempio degli ospiti. Quindi vedete, in un piatto di ardesia così, decoro con un po' di arancia, e poi ho fatto, vabbè, una semplice forchetta con lo zucchero a velo, lo posso mettere come centro tavola e andare a servire, a servirlo. Adesso ve ne apro uno così ve lo faccio vedere e me lo mangio pure. Ecco. Ecco qua, come vedete c'è la Nutella dentro, è ancora fumante. Wow, eccolo. Oh. Com'è? Che lo dica. Domani li faccio, giuro che domani li faccio. E me li mangio. Guardate, con il burro spennellato in superficie. È una bontà. Sono deliziosi. No, non pensavo, li ho fatti un paio di volte per mio figlio. Però sono buoni anche per noi, dire la verità. A volte sono ancora meglio. Mi manca solo la Nutella, domani la vado a comprare. No, no, sì. io ce l'ho, domani mi faccio. Però volendo, vedete, io per esempio non l'ho messo, però volendo potevo fare anche dei ciuffetti di panna. Di panna, esatto. E quindi andarli, andarli a inzuppare nella panna così. Bomba su bomba. Ah, Madonna. Buone. Bravo, complimenti. Bravo chef. Bravissimo, bello, bel impiattamento, Giulio. Grazie, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, grazie. E la tua presenza, abbiamo bisogno di te. Ci fa tanto piacere, dai. È stato un piacere bene, anche per me. Bene, bene, bene. Allora, niente, come siamo allora con le... Tu avevi già terminato? Come sei? Sì, finito. Ah, basta? Okay. Finito, finito. Sì, no, ho detto solamente, ho parlato della pentola da perfetta 32, che è quella che avete cucinato sia te che Maria Rosa, con il coperchio 35, che è in offerta. C'è ancora il kit forno in offerta sia col coperchio che con il cupolone. Non ho parlato dell'offerta dei coperchi. E comunque abbiamo in offerta i tre coperchi, sia in quattro tondi che rotondi, e il doveva essere 24, 30 e 35, se ricordo bene, se do bene i numeri. 35, 31 e 35. A 99 e 90. 99 e 90, questo è bello interessante, perché veramente se avete già a casa le pentole, non interessa fare anche acquisti di pentole, veramente con questi tre coperchi. Voi coprite tutte le vostre pentole, queste misure, diciamo, in coperchio, no? È una bellissima promozione, a un prezzo veramente di questo molto buono. Bene, bene, così abbiamo dato anche questa antica, comunque ognuna di voi alla propria consulente, come dicevo prima, se vi fa piacere essere contattati anche domani, scrivetelo pure nella chat, così lo facciamo immediatamente, e se no fatelo voi, magari ci chiamate e noi siamo sempre a disposizione. Siamo a disposizione per darvi consigli, per aiutarvi a utilizzarlo meglio e per qualsiasi magari dubbio che vi viene in mente, io lo dico sempre alle mie clienti, se viene un dubbio chiamate senza problemi, perché è un peccato non sfruttarli al massimo, perché i nostri coperchi veramente sostituiscono, avete già visto un po' le varie preparazioni, anche il dolcetto di Puglio, avete visto, fatto semplicemente in padella, no? In poco tempo, no? Avete visto che sostituisce il forno, cucinando il pane qua dietro, no? Ma non solo il pane, no? Nel nostro kit forno, noi ci cuciniamo davvero tutto. Questa occasione vediamo cucinare il pane, ma abbiamo fatto vedere le torte, torte salate, torte dolci, lievitati. Davvero, abbinato il coperchio, abbiamo risolto il problema del forno. Per cui anche adesso che andiamo verso l'estate, pensate che potete cucinare senza fare calore, no? Perché il forno purtroppo se viene acceso, diciamo, riscalda anche l'ambiente, no?
per cui anche lì, e se non sbaglio, adesso mi viene in mente, c'è l'offerta che è davvero vantaggiosa del Chi Forma in questo periodo, addirittura abbinato al nostro cupolone, che avete visto che è stato posizionato anche sopra la nostra griglia, che è quella veramente un'ottima scelta di prodotto. Ecco, io oggi vi ho fatto vedere il pane, però diciamo che il pane è tipo panino e lo sto facendo con il coperchio, ma in realtà avete visto che io avevo preparato questi pancassetta, guardate che ve li metto qua, ecco, questi li ho cucinati chiaramente dentro il suo stampino, però ci ho messo un cupolone, quindi questo magari poteva, diciamo, lievitare troppo e andare a toccare il mio coperchio. Ecco che mettendo il cupolone sopra il kit forno vado a aumentare il volume. In più il cupolone mi rende il nostro kit forno come un forno ventilato. Vi assicuro che viene una bellissima dorata, è perfetta. Benissimo. Cosa possiamo dire di altre cose? Niente, qua mi è sfuggita la camera, volevo farvi vedere che sta cucinando, ma ve lo faccio vedere anche spostando così. Adesso è tornata Doris, vi faccio vedere all'interno che sta cucinando queste, guardate che ciccioni che sono diventati i nostri panini. Magari se sposti un attimo Carla, così vi facciamo vedere anche questa cottura. Carla è assente? Ci sei? Sì? Sono qui. Ok. Ecco, non so se riuscite a vedere. Vediamo così. Benissimo, si vede benissimo. Sta cucinando, vedete che si sono gonfiati bene? E adesso l'ho abbassato un pochino e vado praticamente a, diciamo, a finire la cottura come ho fatto prima. Ok? Bene, allora abbasso leggermente, chiudo di nuovo. Puoi spostare pure sulla grande, così abbasso leggermente ancora, perché così si cucina perfettamente senza bruciare, come dicevo. E niente, attendiamo. Ho fatto tanto di quel pane, guardate che adesso questo lo andrò a congelare, così è sempre pronto quando magari mi servirà per andare, come dicevamo, a fare il pipì, oppure fare magari anche nel giardino semplicemente il pane salato. Dai, ok. Bene, non so, avete delle domande, avete dei dubbi, volete qualche informazione? Abbiamo Fulvio che è bravissimo, possiamo chiedergli qualcosa anche di particolare? Fatevi pure, approfittiamo di lui. Io, Miriam, solo una cosa, chiuderei la registrazione, giusto, sì? Per non renderla troppo lunga. Sì? Sì? E quindi da questo momento la registrazione è chiusa.